Mount Mass Production presents Vola Plana. Non è che piace la voce, lo censurano perché ha usato la canzone. Ma penso. No. Lo chiamavano Jig Robot. Prima ci siamo visti, lo chiamavano Jig Robot. Ciao a tutti, benvenuti su Mano Team Facebook Channel. Quest'oggi col consorte per parlarvi di Lo chiamavano Jig Robot. Siamo andati a vederlo questo pomeriggio, torniamo dal cinema e accendiamo il telefono per parlarvi del film. C'è il prezzo? Sì. Facciamo vedere anche il prezzo. No, il prezzo no. Sì. Ci vergogniamo di pagare 5 euro il biglietto? Cioè, no, l'abbiamo pagato veramente assai. Ma quale 5? 5 euro più 1,70 euro di supplemento e servizi. Ci faremo risentire per questa cosa di supplementi e servizi. Allora, siamo andati a vedere Jig Robot d'acciaio. Lo chiamavano Jig Robot d'acciaio. Così? No, stavo facendo un preambolo del perché siamo andati a vederlo adesso. Perché siamo andati a vederlo adesso? Perché quando l'hanno messo al cinema, all'inizio l'avevamo un po' snobbato, poi la Feltrinelli mi aveva mandato un invito per andarlo a vedere e io tutta felice avevo detto ma sì, dai, andiamo al cinema gratis, ma ce lo siamo completamente dimenticati. E tu non mi hai svegliato però. E quindi non ci siamo andati e quindi sembrava sfumata l'occasione di Jig Robot, lo chiamavano Jig Robot. Invece con tutti i premi che ha avuto Davide Di Donatello, a quanto pare hanno fatto questa seconda tornata di Jig Robot al cinema e noi ne abbiamo approfittato. Vai, informazioni tecniche, vai. Lingua originale italiano, paese di produzione Italia, 2016 l'anno, 118 minuti, colore sonoro, rapporto 2,35. Ma dai, ma che ce ne frega? Rapporto. Generazione fantascienza drammatico thriller. Vabbè, questo è sempre Wikipedia che sbaglia. Regia Gabriele Mainetti. Se leggessi che genere attribuiscono ai Verdena, qualsiasi cosa. Che poi il pazzo ci assomiglia. Ho perso quando i capelli lunghi, sì. Poi, soggetto Nicola Guaglianone, sceneggiatura Guaglianone Menotti. Produttore Mainetti, casa di produzione Boom Film Rai Cinema, la chiave di distribuzione Parapippe e Parapappe. Interprete e personaggio Claudio Santamaria che fa Enzo Ceccotti, Ilenia Pastorelli che fa Alessia, Luca Marinelli Zingaro, Stefano Ambrogi Sergio e così via. Tutti gli altri attori. Che guarda, questa luce mi fa. Iniziamo. Chi parla della trama? Parli tu della trama. Allora, è difficile parlare di questa trama. Allora, Claudio Santamaria è un piccolo delinquentuccio romano. Inizia il film con lui che ha in mano un orologio d'oro e scappa dalla polizia, quindi si deduce che ha appena rubato questo orologio a qualcuno e lo vogliono prendere. Non riescono a prenderlo perché lui si infila in una specie di chiatta che c'è sopra il Tevere e per sfuggire ai poliziotti che però hanno capito che lui si sta nascondendo in questa specie di chiatta si infila a mollo in acqua nel Tevere. Quando poi i poliziotti non riescono a trovarlo e se ne vanno via, lui per risalire sopra questa piattaforma galleggiante mette un piede su una specie di barile che era sommerso, questo barile si sfonda e lui finisce proprio dentro immerso in questa sostanza nerastra. Però lì si taglia corto, lui esce tutto ricoperto da questa sostanza nerastra e va via. La telecamera invece si rimerge nell'acqua e inquadra bene questi barili. Ci sono un po' di questi barili sommersi lì sotto e hanno il segno della radioattività, delle cose radioattive. Per cui lui continua la sua vita di piccolo delinquentuccio, però si rende conto col passare del tempo, dei giorni, che in realtà ha sviluppato dei poteri sovrannaturali. All'inizio sta malissimo, sembra che stia morendo, invece poi si riprende ed è super macho man, riesce a spostare gli armadi così, piega i termosifoni e quant'altro. Viene coinvolto in un'operazione losca da un tizio che conosce, che è poi il ricettatore che gli compra le cose che lui va rubando,
viene coinvolto in questo affare losco e in quel frangente conosce anche la figlia di questo tizio, che è una ragazza che ha subito molte violenze nella sua vita, le è morta la mamma, per questo motivo è un po' pazzerella, un po' fuori di testa, ed è fissata con il cartone animato Gig Robot d'acciaio. Non vi dico altro perché sennò non voglio svelarvi troppo. Nel film ci sono non moltissimi, però un po' di colpi di scena, comunque ci sono un po' di snodi nella storia, per cui insomma non vi dico altro. Soltanto sappiate che Claudio Santamaria, che da quel momento diventa appunto Gig Robot d'acciaio, anzi lo chiama col nome, quello suo, che è Ishiguro. Hiroshi Shiba, la ragazzina lo chiama Hiroshi Shiba, lui diventerà una sorta di supereroe per lei e se ne prenderà cura per vari motivi che non sto qui a dirvi. Vai. Vado. Dove vado? Parla. Che dico? Parla. Dai! Allora, no, intanto diciamo che alla notte dei David di Donatello gente che fa comunella dietro. David di Donatello, che diciamo io ho apprezzato il tentativo di farli fighi, però potevano fare un qualcosa di un po' più originale, che mi è sembrata la notte degli Oscar in Italia. Comunque vabbè, questo vabbè, magari scusami, ne parleremo un'altra volta. Dal loro punto di vista capisci che loro aspirano a diventare una manifestazione di quel calibro. Insomma, si può fare di meglio. Alla fine quelli sono americani, dico. Comunque, andiamo avanti. Hanno vinto tutti tranne il premio come miglior film, perché hanno vinto come miglior produttore, miglior attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista. Chi è Antonio Truppo? Nunzia. Credo che sia Nunzia. Attore non protagonista. E miglior montaggio, vabbè che aveva una quantità di candidature disumane. E poi miglior regista esordiente a Gabriele Mainetti, che quindi non ha vinto come miglior regia, ma ha vinto come miglior regista esordiente. E non ha vinto miglior film, perché ha vinto Perfetti sconosciuti che io ho visto Youth e conosco Sorrentino. Mi sembra veramente assurdo che non abbia vinto Youth come miglior film. Quindi o hanno fatto una stronzata o questo Migliori Sconosciuti, sul quale io non avrei puntato, Perfetti Sconosciuti, non avrei puntato mezzo centesimo bucato, è il capolavoro inaspettato mondiale dell'anno. A quanto pare ha una bellissima sceneggiatura questo film. Vediamo, vi faremo sapere, lo vedremo. Comunque, continuando invece su, lo chiamavano Gig Robot. A me è piaciuto soprattutto l'inizio, la parte iniziale, quando lui scopre un attimino di avere, abbiamo detto nella trama che c'ha tutto, abbiamo detto sposta gli armadi, distrugge il termosifone e scassa banco. È molto, mi piace molto questa cosa dall'inizio, che stato il regista si è fatto una domanda, lui ha detto, ma se un tizio che vive in una casa sgarrupata, che campa rubando orologi d'oro a Roma, nella periferia romana, scopre di avere dei superpoteri, cosa fa? Risposta: va a prendersi un bancomat. Materialmente a prendersi un bancomat, se l'ha preso e se secondo me a casa. È la risposta più azzeccata, cioè ha azzeccato in pieno la risposta, cioè perché che cosa dovrebbe fare? Cioè, non è che si mette lì subito a pensare, tipo, lo zio Ben, grandi poteri, grandi responsabilità. No, parliamoci chiaro. Va a scassare un bancomat. Poi sei stupido perché ormai il bancomat, vabbè, sappiamo tutti, però non lo diciamo. Ma dico, è chiaro che la prima cosa che fai è pensare, soldi, faccio soldi e mi sistemo. Oh, mi riempio il frigorifero, come fa lui, che è bellissima anche questa cosa. Poi mi è piaciuta molto la regia, comunque. Mi è piaciuta molto la regia, molto le musiche, e soprattutto le prove degli attori sono state stupende, secondo me. Soprattutto, non ricordo mai il nome, Luca Marinelli, che fa il cattivo, perché appunto va visto come se fosse un vero e proprio fumetto, e... cioè, o meglio, va visto come se fosse la genesi di un supereroe. È il fumetto
che solitamente viene fatto quando il supereroe diventa inizia a piacere molto alla gente. Quando il supereroe piace molto alla gente, magari si fa il fumetto prequel. E questo è il fumetto prequel. Cioè, come nasce questo gig robot romano e quindi qual è il suo primo nemico, come diventa consapevole dei suoi poteri e tutto. E soprattutto, vabbè, poi non lo diciamo, come capisce che può magari sfruttare anche un po' meglio i poteri oltre a scassare il banco. E poi mi è piaciuto molto che diventa, penso e spero che sia voluto, perché se non è voluto è un po' un incidente di percorso, il fatto che diventi un po' grottesco, cioè a tratti è grottesco, ma perché appunto, essendo ambientata a Torbatella, cioè Torbella Monaca, la Torbatella, come cazzo si chiama, scusate abitanti di Torbella Monaca, cioè è chiaro che deve diventare un po' grottesco, perché appunto non è Superman che nasce, che arriva a Smallville nella famiglia perfetta, o non è Batman che è super ricco con Alfred, sì, che gli pulisce il culo fino a 40 anni. Io, cioè, sono d'accordo con questo. È un tizio che vive in una casa sgarrupata, sì, nelle case popolari di Torbella Monaca. Cioè, quindi, caro regista, non te l'ha scritto il dottore di fare un film su un supereroe? Quindi se non eri perfettamente capace di farlo, potevi anche scegliere di non farlo. Sì, ma invece l'ha fatto. No, allora, bene. Secondo me, allora, l'idea è molto bella, ossia quella di utilizzare il supereroe, che già di per sé è una metafora, amplificando di molto la metafora. Cioè, non so come dire, se di solito la metafora copre completamente, cioè la realizzazione del film, non so come spiegarla questa cosa. Allora, di solito il supereroe comunque è metafora di qualcosa, rimanda a qualcos'altro. In questo film la metafora e la realtà un po' si sovrappongono. Che c'è? Oh, lo sto spiegando male. Però mi sembra che questa tendenza un po' al grottesco, che ci starebbe anche, è un po' esagerata, quindi io non so se gli è sfuggita di mano. A tratti il film, qualitativamente parlando, è proprio scadente, cioè proprio filmaccio all'italiana. E, non lo so, determinate scelte mi sembrano un po' fuori luogo. Gli attori molto bravi, Claudio Santamaria bravissimo, la ragazzina bravissima, il tizio Pazzerello, questo qua il cattivo, molto molto bravo. Anche la regia è stata carina, a tratti l'ho trovata un po' pulp, per intenderci, il fatto di avere molta attenzione per particolari macabri, per questo sangue che esce, pezzi di corpo tagliati, insomma questo gusto per il macabro è molto, molto sentito all'interno del film. Però ripeto, secondo me questa nota grottesca gli è un po' sfuggita di mano, è diventata un po' troppa, ecco. Cosa? No, invece a me è piaciuto, cioè secondo me è fatto davvero bene, poi chi lo sa, solo il futuro potrà dirci. No, poi secondo me la storia potrebbe essere una buona riflessione sul fatto che comunque il supereroe, lui, Claudio Santamaria, comunque non è un buono, perché innanzitutto, vabbè, lui di suo è un malvivente, però comunque anche dopo che sviluppa i suoi poteri non diventa buono tutto insieme, anche lui fa delle cose che lasciano un po' deluso lo spettatore, che appunto... Scassa il banco, ma noi siamo abituati al supereroe che appena è supereroe subito diventa un santo, invece questo qua continua a fare qualche stronzata. Era quello che dicevo io, perché appunto non è né Superman né Batman, è un ragazzotto, un quarantenne che della periferia romana, secondo me ci sta. Poi il Pazzerello, il Luca Marinelli, davvero bravo, mi è piaciuto davvero molto. Bravo, fa divertire, tra l'altro fa divertire. Interessante anche il personaggio, che diciamo è un po' un cliché di questi ragazzi d'oggi, quelli che sono ossessionati dal dover apparire, dover per forza andare in televisione, andare col Grande Fratello. Ah, non era buona domenica. Cioè, lui fa divertire, tra l'altro, nella sua pazzia fa anche divertire, è molto molto bravo, mi è piaciuto simpatico. E poi ha una faccia particolare. Niente, io non aggiungerei altro. Ma io gli do anche 4. No, io gli do 2,5.
scusate, ma io gli do 2,5. Gli do 4. Hai finito con sta barba? Non è divertente. Quindi li salutiamo? Li salutiamo. Basta, Marco! Li sto salutando, ciao! Ciao, ci vediamo la prossima volta.